Canche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Siamo con Maurizio Luppi, educatore cinofilo. Benvenuto. Ciao Giannina, benvenuti e ciao a tutti gli ascoltatori. Si avvicina il periodo natalizio, si avvicina dicembre quando tutti pensiamo ai regali e spesso pensiamo di comprare come regalo un cucciolo. È una cosa giusta da fare? Io direi che è una cosa giusta. Tra l'altro, se questi cuccioli provengono appunto anche da situazioni difficili, per esempio cuccioli nati in canile oppure abbandonati, eccetera, si fa anche, oltre che un regalo a chi lo riceve, un regalo al cucciolino in sé. È chiaro che deve essere un qualcosa che chi lo riceve ha già manifestato desiderio di averlo, perché avere un cane a fianco è un impegno e quindi bisogna che la persona sia predisposta e abbia tutte le caratteristiche per poterlo poi gestire e relazionarsi con lui nel corso della vita del cane, che comunque ha una certa durata, non è che sia la fiamma di un fiammifero. La scelta di un cane ovviamente potrebbe anche vedersi come una cosa personale, quindi essere noi esterni a scegliere un cane per un altro, qualcuno potrebbe eccepire che non è una cosa tanto corretta, anche perché appunto magari il gusto, il piacere di scegliere uno piuttosto che un altro, chi riceve un cane ne viene privato. Però c'è anche da considerare che alle volte ci sono nella vita determinate situazioni che sono definibili come combinazioni. Cioè il destino stesso alle volte traccia dei sentieri, delle strade che sono magari a noi invisibili o non comprensibili nell'immediato. Ovvero, cosa voglio dire? Che quel cane che noi andiamo a scegliere in realtà è stato già lui che ha scelto il suo adottante, anche per un intermediario che è quello che lo regala. Sembra andando strano? Beh sì, per alcuni potrebbe essere strano perché magari non hanno una sensibilità, un'attenzione rivolta a certi argomenti. Però per altri invece questo si inquadra perfettamente nel disegno che è quello non tanto della fatalità o del destino, ma di quello che è del disegno universale, cioè che tutte le cose che avvengono nel mondo hanno comunque una causa e un effetto già predeterminata. Ho letto una frase molto bella che dice che ogni volta che si coglie un fiore avviene un turbamento in una stella, cioè magari agiamo in modo inconsapevole facendo delle cose per abitudine senza magari averci pensato prima né durante né dopo, però in effetti, siccome nell'universo tutto è collegato e questo viene anche definito dalla fisica quantistica, perché no? Perché non pensare che il gesto di scegliere per un altro un cucciolino da fargli adottare possa essere comunque una cosa che abbia un suo senso, per cui è giustificabile. Attenzione ovviamente che ci siano determinati riguardi del caso, ovvero sia che la persona che va a scegliere il cane per un terzo, quindi per un estraneo a lui, abbia ben presente le caratteristiche di vita e le caratteristiche appunto della persona per non andare a scegliere un individuo cane che poi non corrisponde alle aspettative del ricevente. Poi la vita riserva un sacco di sorprese, perché tante volte quel cane che è pacifico da cucciolo diventa un ribelle da adolescente, da adulto o viceversa, no? Come accade per i bambini, si dice che il bambino vivace e dispettoso da piccolo poi è un adulto calmo e tranquillo, e tanto vale anche il contrario, cioè che troppo calmo da bambino poi si scatena da adulto. Fermo restando che adottare un individuo cane, un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà, è un regalo doppio, tri, quadruplo, è un regalo che si perpetua perché si compie davvero una buona azione. Circolando nei canili, visitando i siti, eccetera, ce ne sono diverse di questi cucciolini. Poi non è assolutamente sbagliato andare a sceglierne uno da un allevamento. Ovviamente la scelta del cucciolo dell'allevamento deve essere predeterminata dalla scelta dell'allevatore, perché ovviamente questo cucciolino che sarà di razza dovrà avere tutta la pagella coi 10, cioè sia in buono stato di salute e provenga da genitori che non abbiano delle malattie ereditarie o genetiche che poi compromettono la qualità di vita in futuro di questo cagnetto. Quindi chi decide di adottare un cane o esprime questo desiderio può anche acconsentire, essere d'accordo se un suo amico, un suo parente, un suo conoscente
faccia la scelta per lui. Questo però deve essere condiviso, cioè non si può imporre ovviamente un cagnolino. Tanti, per esempio, i genitori lo fanno per i propri figli, e questa è una situazione abbastanza più facile, perché appunto è nell'ambito familiare, ma non è detto che anche una persona che si esterna, alla famiglia possa fare la stessa cosa. Per cui chi decide in questo periodo di adottare un cucciolo o comunque anche un cane adulto da regalare, se chi lo riceve è d'accordo, ben venga. E noi ringraziamo Maurizio Luppi, educatore cinofilo, grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a te Giannino, un saluto a tutti. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.